Mamma mia, quest'estate avevo una pancia, un girovita perfetto. Adesso proprio sono piena di grasso, mi vergogno anche a uscire di casa. Problema risolto, guardate come ho fatto. È capitato praticamente a tutti almeno una volta. Ti alleni con impegno per un fisico perfetto da sfoggiare in spiaggia e poi, finite le vacanze, al posto di addominali scolpiti e silhouette tonica faticosamente raggiunta, ricompaiono pancetta, grasso addominale e maniglia dell'amore. Oppure ti dai da fare tutto l'anno e arrivata l'estate e raggiunto l'obiettivo, ti lasci andare al relax e alla buona tavola. È come darti torto. Ma così ogni estate il girovita si allarga, è quasi una legge matematica. E dopo vuoi rimetterti in forma presto e perdere i chili di troppo? Ma cosa devo fare? Ho provato di tutto e non funziona niente. Si vede che io sono fatta così, basta, mi rassegno. Niente panico, ecco le mie due strategie antigrasso addominali con cui ridurre il girovita, la pancetta, le maniglie dell'amore e tonificare tutto il corpo. Alimentazione. La prima strategia riguarda ovviamente il cibo e ti dico subito che sono contraria alle diete privative. Per la maggior parte delle persone servono solo a trascorrere giorni deprimenti finché si sgarra e si rinuncia definitivamente. Ti dice nulla? Bisogna invece seguire abitudini sane come bere acqua calda e limone al mattino per alcalinizzare il corpo, fare una colazione nutriente ed equilibrata, scegliere giusti alimenti durante la giornata. Trovi qui a fianco e in descrizione i link ai miei video dove ho affrontato questi argomenti e ti consiglio proprio di guardarli. Insieme a queste abitudini puoi seguire questa strategia semplicissima che ti aiuterà a ridurre il girovita, la strategia della sostituzione. Sostituisci le proteine animali con proteine vegetali, seitan, tofu, tempeh, legumi, anche se non sei vegetariano. Se proprio non vuoi rinunciare alla bistecca, scegli carni bianche come pollo, tacchino, coniglio, hanno meno grassi e una maggiore digeribilità e questo favorisce il consumo del grasso accumulato. Sostituisci i cereali raffinati come la pasta bianca con cereali in chicchi come orzo, farro, quinoa, miglio, riso integrale, couscous e sostituisci il pane bianco col pane integrale o crackers di riso o di mais. Sostituisci il latte di mucca con i latti vegetali come soia, riso, avena e tutti gli altri latticini con alternative vegetali. Oggi se ne trovano tante in tutti i supermercati e sono davvero gustose. Sostituisci tutti gli snack fuori pasto con frutta fresca o frutta secca se ti piace il dolce, gallette di mais o di riso, cracker senza glutine se ti piace il salato. In questo caso controlla comunque che non ci siano zuccheri tra gli ingredienti. Sostituisci le bevande dolci e gassate e anche i succhi di frutta con acqua naturale o acqua frizzante se non vuoi rinunciare alle bollicine. Questo è lo stile alimentare che seguiamo io e la mia famiglia durante tutto l'anno e che consiglio di solito a chi mi contatta per una consulenza di naturopatia e nutrizione sana. Ma come dico sempre, i risultati migliori si ottengono con un approccio personalizzato. Se vuoi ridurre velocemente il tuo giro vita sono a disposizione per farti raggiungere presto questo obiettivo. Scrivimi. Sport. Per quanto riguarda l'esercizio fisico, che tu abbia fatto sport in estate o meno, adesso un po' di attività fisica è indispensabile per mantenere alto il metabolismo e bruciare i grassi. Ah, va bene, adesso vado in palestra e inizio a sollevare pesi finché non riesco più a alzare neanche un grissino. E io vado a correre per un'ora di seguito finché mi portano a casa in barella. Ferma, dove vai? Avete visto quanti consigli sul girovita? Ma non è finita! Nel mio canale ci sono tantissimi altri video, per esempio sulla pancia gonfia, la pancia sgonfia, e per vederli tutti basta iscriversi con un click. Così, facile.
se non sei allenato, questo tipo di esercizio estenuante non serve per ridurre il giro vita. Il corpo si sfinisce, ha bisogno di recuperare e per farlo accumula materia per riparare i tessuti e le riserve di minerali e altri nutrienti. E materia uguale grasso. Ma cosa devo fare? La strategia in questo caso è meglio poco e spesso che troppo e raramente. Fai un po' di movimento ogni giorno, anche solo 10 minuti a passo svelto, magari quando vai o torni dal lavoro. E poi 2 o 3 volte alla settimana fai qualcosa di un po' più attivo, come una corsetta di 30 minuti, una nuotata in piscina, una sessione in palestra, spinning, che può anche calcetto o basket con gli amici, un doppio a tennis. Così il corpo capisce che deve tenersi sempre attivo e si darà da fare per consumare il grasso in eccesso. La costanza premia. Se segui questi consigli, non solo otterrai un corpo più tonico e un giro vita più snello, ma starai e ti sentirai anche meglio. La salute si deve vedere e si deve anche sentire. Fallo per il tuo giro vita. Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. È bello avere un giro vita perfetto, vero? Mettete in pratica i miei consigli e scrivetemi come va nei commenti qui sotto. E aiutate anche i vostri amici, condividete con loro e sui vostri social questo video. E per tanti altri consigli utili sul dimagrimento naturale, visitate questo link al mio sito segnato nell'info box qui sotto. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!